Tra i gruppi musicali torinesi, Arti e Mestieri ha superato i 30 anni da quando apparve sulla scena. Il rock progressivo è il loro mestiere. Arti e Mestieri è il nome del gruppo nato negli anni 70, scioltosi nel 78, riformatosi negli anni 90. Noi documentiamo qui la tournée giapponese, anche se con un po' di ritardo. Le standing ovation nel prestigioso Teatro Club Città di Tokyo, due serate di tutto esaurito. Lunghe code nel post spettacolo per assicurarsi gli autografi, acquistare il libro biografia insieme ai CD, alle magliette, alle foto e ai manifesti. Queste poi sono le immagini dello spettacolo in Giappone, dove Arti e Mestieri erano conosciuti fin dagli anni 70 col primo degli album Tilt. Degli elementi fondatori restano Beppe Crovella e Furio Chirico. Il concerto ha visto l'esibizione della nuova formazione con gli elementi storici della band, insieme a Roberto Cassetta al basso, Marco Roagna alla chitarra, Alfredo Ponissi a sax e flauto e i due ultimissimi arrivi, Lano Nicolò alla voce e Lautaro Acosta violino. Frequenta il settimo corso qui con il maestro Edoardo Done al Conservatorio di Torino. Diremo figlio d'arte con sangue latinoamericano nelle vene. Arti e Mestieri sono nel solco della PFM, il Banco o le Orme. Il rock progressivo, dove l'Italia sta al pari dell'Inghilterra, ha i suoi mercati più forti oltre l'Europa, Giappone e Nord America. Ma più di altri, Arti e Mestieri hanno creato uno stile originale, inserendo elementi rock, jazz e musica classica, dove si innestano motivi melodici tipicamente italiani. Estrazioni, l'ultimo CD e uno sguardo ai 30 anni della band, compreso l'omaggio a Gianfranco Gazza, scomparso 20 anni fa. Con il CD ci portiamo a casa uno spettacolo di alta intensità, quasi dal vivo.